Giuseppe Sardu, 64 anni, originario di Cuglieri, laureato a Pisa in Scienze dell'Informazione, attuale presidente della CNA di Pisa e fino allo scorso anno anche presidente del Consiglio di Amministrazione di Acqua S.p.A. e nuovo presidente di Abbanoa. Sardu ha ottenuto il 96,62% delle preferenze dell'Assemblea degli azionisti, composta da Regione Sardegna e da 342 comuni. So che il compito è complesso, so però che ce la faremo sicuramente, tenendo presente quella che è la priorità assoluta, un'azienda che sta vicino al territorio, sta vicino alla sua comunità, che venga sentita dai sardi come una loro proprietà, e che sappia dialogare con le comunità e con gli enti territoriali, i sindaci in primis. Questo è il primo fondamentale requisito per ogni successo ed è da questo che noi partiremo. Io ho percepito dalla conoscenza di questi anni come in Sardegna forte, molto forte, sia la volontà di mantenere l'acqua pubblica. E se questo è l'indirizzo che viene dato dall'Assemblea di Soci, perché sono loro i titolari di questa scelta, bene, Abbanoa saprà rispondere all'altezza della situazione e saprà essere in grado di portare a termine quella che è la missione che ci viene affidata, essere una grande azienda dell'acqua pubblica. Ad affiancare Sardu come consiglieri del nuovo CDA saranno Anna Maria Busia e Cristiano Camilleri. Busia, 61 anni, originaria di Nuoro, avvocata ed ex consigliera regionale, attuale membro della segreteria regionale del PD, è stata eletta con 45,58% dei voti. Camilleri, 56 anni, originario di Torino, fondatore ed ex vicepresidente di Exfor, agenzia formativa accreditata dalla Regione Sardegna, ha ricevuto invece il 29,37% delle preferenze. La presidente della regione Alessandra Todde ha espresso la propria soddisfazione per l'elezione di Sardu. Io credo che Sardi abbiano bisogno di discontinuità nella gestione dell'acqua e soprattutto di difendere l'acqua pubblica. Credo che in questo lui si sia distinto in una battaglia importante e credo che questa sarà la direzione che prenderemo. Poco prima dell'inizio dell'assemblea degli azionisti, un piccolo gruppo di lavoratori e lavoratrici di Abbanoa ha promosso un presidio per chiedere al nuovo CDA che vengano dati loro i giusti riconoscimenti e che la gestione dell'acqua resti pubblica.